Strage di Via D'Amelio, Mattarella, la Repubblica si inchina a Borsellino, Meloni, possiamo battere la mafia. Proprio oggi confermato l'ergastolo a Messina Denaro fra i mandanti del 92. Patrick Zaki graziato all'indomani della condanna, la gioia della famiglia di Bologna, la soddisfazione della Premier, lo aspettiamo domani in Italia. Caldo oggi il picco, oltre 45 gradi in Sardegna, dove si cerca refrigerio anche nelle grotte. Da stasera temporale al nord, Mafa al centro-sud. Ucraina, la nostra inviata insieme ai fantasmi della legione straniera provenienti da ogni parte del mondo. Le immagini esclusive dei combattimenti a fianco di Kiev. Pasta più cara di oltre il 10% in un anno. Il Ministero delle Imprese e Produttori ora accelerare la discesa dei prezzi. Pensavo di non farcela, parla il marinaio australiano sopravvissuto per 2 mesi alla deriva nel Pacifico solo con il suo cane. Marco Masini, oltre 30 anni di carriera in una sera. A Firenze, in piazza, l'ultima data del suo tour, i grandi successi, le canzoni a Sanremo e al TG1 dice: ho la stessa passione degli inizi, anzi, ora di più. Al-Sisi concede la grazia a Zaki, la Premier Meloni domani sarà in Italia. Posta questione sin dal primo momento. Tajani dal governo contributo decisivo. Mattarella, la Repubblica si inchina alla memoria di Borsellino. Le manifestazioni a Palermo, il ricordo della strage di Via D'Amelio in cui vennero uccisi il giudice e la sua scorta. Il giorno più caldo, bollino rosso in 23 città, ma da domani le temperature scendono. Venti forti e maltempo in Veneto. Al TG2 la spiegazione del climatologo. Addio ad Andrea Purgatori, il giornalista delle grandi inchieste, dal muro di gomma sulla strage di Ustica alla scomparsa di Emanuele Orlandi, sempre alla ricerca della verità. Quasi 2 milioni di visualizzazioni per il suo ultimo brano, e Rove si conferma con Ancora, il re delle hit in cui racconta l'amore che non ti aspetti. Patrick Zaki libero, la grazia concessa dal presidente egiziano Al-Sisi, la gioia di famiglie e colleghi. Schlein, ora giustizia per Regeni. Tajani dal governo, contributo decisivo. Anniversario dell'attentato a Borsellino, Mattarella a combattere le zone grigie della complicità. Via libera alla presentazione alle Camere della riforma della giustizia. Meloni a Palermo per la commemorazione di Via D'Amelio, qui a testa alta. Nordio parli di ciò che è in programma nel giorno del ricordo della strage, confermate le condanne ai mandanti. Ricompare Prigozhin, il capo della Wagner dopo l'ammutinamento. In Ucraina una vergogna, il nostro futuro in Bielorussia e Africa colpita, base militare russa in Crimea. Il giorno più caldo, ma da domani Caronte perde forza. Nel fine settimana al sud ancora caldo, maltempo al nord. La notte scorsa violente bufere sul Trentino, Friuli e Veneto. Addio ad Andrea Purgatori, giornalista d'inchiesta, scomparso a 70 anni, indagò sui misteri d'Italia. Dal caso Moro ad Emanuela Orlandi, svelò bugie e omissioni sulla tragedia di Ustica. Noi siamo convinti che la battaglia contro la mafia si possa vincere, così Giorgia Meloni nel giorno della commemorazione di Paolo Borsellino. Il premier a Via D'Amelio a Palermo, luogo della strage di 31 anni fa, ribadisce l'impegno contro la criminalità organizzata. Sono una persona che cammina sempre a testa alta, non scappo mai, solo Cosa Nostra mi contesta, per cui sono qui oggi e sarò qui sempre. Intanto la riforma della giustizia prosegue il suo cammino. Il capo dello Stato Mattarella firma e autorizza la presentazione del DDL Nordio in Parlamento. Tra i punti centrali l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, su cui la maggioranza va avanti bocciando in commissione la direttiva europea sulla corruzione. E mentre l'opposizione va all'attacco, il guardasigilli controbatte sul concorso esterno. Nessuna modifica perché non c'è nel programma. Sconcerto e sdegno quando mi hanno definito fiancheggiatore dei boss. Il centrodestra fa muro sulla maternità surrogata, il PD si sgretola, mentre alla Camera si discute il disegno di legge per decretarla reato universale, l'ala cattolica Dem va all'offensiva sull'emendamento di Più Europa per rendere l'utero in affitto gratuito e solidale. Nessuna retromarcia sul divieto, la segretaria Schlein evita la spaccatura decidendo di non partecipare al voto, ma lo scontro è solo rinviato. Intanto da Bruxelles arriva la conferma, i governi sono liberi di vietare la gestazione per altri.
Dal 2026 il rigassificatore di Piombino dovrà essere trasferito. Candidarsi per il nuovo sito è la Liguria. Lo posizioneremo al largo di Vado, annuncia il governatore Toti, ma la sinistra alza le barricate, scelta univoca. Gli amministratori dei comuni interessati sono stati scavalcati. Secca la replica del presidente della regione. È un'infrastruttura strategica per la nostra indipendenza energetica. Un dono di Mussolini rimanga in deposito, non può tornare in piazza. L'ANPI di Rimini dice no alla ricollocazione della statua di Giulio Cesare nel luogo prima dedicato all'imperatore romano e ora intitolato a tre martiri partigiani. È un'offesa alla loro memoria, sostiene l'associazione. Ma nello stesso spazio, da 26 anni, campeggia una copia regalata dal Rotary Club. Si tratterebbe dunque solo di sostituirla con l'originale e la città si divide. Scattano i rincari del sindaco Sala per l'area C e Milano si ribella. Dal 30 ottobre entrare in centro costerà 7,50 euro invece dei 5 attuali, per ora solo nei giorni feriali, ma il comune per fare cassa minaccia di estendere il provvedimento anche nei weekend e nei festivi. Abitanti e commercianti sul piede di guerra, al via la raccolta di firme per una petizione. Non possiamo pagare per lavorare. Buonasera, 31 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo e poi la liberazione di Patrick Zaki e forse da domani si torna sotto i 40 gradi. Vediamo i fatti principali di oggi. Il presidente Al-Sisi concede la grazia a Patrick Zaki, condannato ieri a 3 anni di carcere. La premier Meloni, grazie al presidente egiziano ma anche all'intelligence e diplomatici. Domani il giovane tornerà in Italia. Tajani, dal nostro governo un contributo decisivo. Applauso bipartisan in Senato. Amnesty International, è un giorno felice. 31 anni fa la strage di Via D'Amelio in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino e 5 componenti della scorta. Mattarella, combattere le zone grigie della complicità. Meloni, la nostra lotta alla mafia non si esaurirà mai. A Palermo anche la segretaria del PD, Elly Schlein. Il capo dello Stato autorizza la presentazione alle Camere del disegno di legge sulla riforma della giustizia. Il ministro Nordio in aula, nessuna modifica alla norma sul concorso esterno in associazione mafiosa. Il centrodestra boccia la direttiva europea sulla corruzione, troppo pervasiva, ed è scontro, battaglia anche per il salario minimo. PD e 5 Stelle, il governo ci ripensi. Il caldo soffocante che attanaglia l'Italia dovrebbe aver raggiunto il picco, temperature oltre i 40 gradi in molte città, tra cui Roma, più 20% di accesso ai pronto soccorso. Da domani è previsto un progressivo calo delle temperature, record di consumi elettrici per i condizionatori, volano i prezzi di frutta e verdura. Piogge, grandinate, una tromba d'aria che si è abbattuta sul Cadore, centinaia di alberi sradicati, maltempo anche in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Per prevedere i fenomeni estremi arriva il fulminometro, lampi osservati dallo spazio per migliorare previsioni del tempo e sicurezza aerea. Vestiti, occhiali, costumi da bagno, impazza la Barbie mania sull'onda del successo del film dedicato alla bambola più famosa del mondo. Oltre 100 i marchi della moda con collezioni in rosa, è il colore dell'estate. Trentuno anni fa la strage di Via D'Amelio, Palermo ricorda l'eccidio di Paolo Borsellino e dei suoi 5 agenti di scorta. L'omaggio del presidente Mattarella, la Repubblica si inchina alla memoria delle vittime. L'impegno di Giorgia Meloni, oggi è sempre contro la mafia, si può sconfiggere, lo Stato c'è. E sul reato di concorso esterno ribadisce, non è nel programma. Nessuna modifica, il ministro Nordio spegne le polemiche, lo ripete al question time alla Camera. La mia interpretazione è ancora più severa. Lavoro per rendere più efficace il contrasto alla criminalità organizzata. Il capo dello Stato firma il disegno di legge sulla riforma della giustizia e ne autorizza la presentazione alle Camere. Patrick Zaki è stato graziato dal presidente egiziano. Lo studente che si è laureato all'Università di Bologna era stato condannato ieri ad altri 14 mesi di carcere per diffusione di notizie false dopo aver già scontato quasi 2 anni. Tragedia sul lavoro a Frattamaggiore, nel napoletano vittima un operaio di 20 anni. Il giovane, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto incastrato all'interno di un macchinario per macinare le spezie ed è morto sul colpo. È l'estate dei fenomeni estremi. Oggi il picco del caldo con punte oltre 40 gradi nel nord-est, tempeste di grandine e vento, 24 in poche ore, con danni agli edifici e alle coltivazioni. Tragedia sfiorata sul lago di Carezza, cade una cabina dell'impianto di risalita, turisti bloccati in vetta.
90 anni e non sentirli una vita da impiegate, ora la passione per gli sport estremi. Italia Melli, pensionata di Ancona, si è gettata con il paracadute da 3.000 metri per festeggiare il suo compleanno. Al momento del salto c'è un po' di strizza, confessa, ma appena sei fuori dall'aereo non pensi più a niente. Torna in voga l'Hula Hoop, il gioco più iconico dell'infanzia. Lanciato da un'azienda statunitense nel 1958, oggi spopola tra chi vuole tenersi in forma. Un divertimento senza tempo che fa bene alla linea. A Palermo senza tensioni, il ricordo di Paolo Borsellino e della sua scorta nell'anniversario della strage di Via D'Amelio. Giorgia Meloni partecipa alle commemorazioni e cerca di chiudere le polemiche negli ultimi giorni. Nega di aver rinunciato alla tradizionale fiaccolata per evitare contestazioni. Sul concorso esterno ribadisce: non c'è e non ci sarà nessuna iniziativa. Combattere le zone grigie e le complicità, sottolinea il presidente Mattarella, che oggi ha dato il via libera all'approdo in Parlamento della prima parte della riforma della giustizia di Nordio. Patrick Zaki è stato graziato. Dopo la doccia fredda di ieri della condanna a 3 anni, arriva il tanto augurato colpo di scena col provvedimento di clemenza disposto dal presidente Al-Sisi. Il giovane egiziano, studente appena laureato, come si sa, in videoconferenza all'Università di Bologna, era stato condannato per diffusione di false notizie, un reato d'opinione. Il governo italiano rivendica il suo ruolo nella positiva soluzione della vicenda e Meloni stessa annuncia che domani Zaki sarà in Italia. Lo sapete, addio a un grande giornalista, un collega, un amico di La Sette. È morto a 70 anni per una male fulminante, Andrea Purgatori. Per tanti anni al Corriere della Sera firmò inchieste sulle vicende più oscure e scottanti della storia della Repubblica, dal terrorismo alla mafia, alla scomparsa di Emanuela Orlandi e alla strage di Ustica, che seguì con grande tenacia, riuscendo a tenere aperto il caso con le sue rivelazioni che contraddicevano le verità allora ufficiali. Poi anche saggista, autore televisivo, non ha mai abbandonato la passione per il giornalismo d'inchiesta che lo ha portato qui per tanti anni alla Sette con il suo programma Atlantide. La guerra del grano all'interno della guerra in Ucraina, sempre più concentrata sulla Crimea. Raid russi sui terminal di stoccaggio ucraini. Secondo Kiev, oltre 60.000 tonnellate di frumento sarebbero state distrutte. La Russia avverte che le navi da carico in rotta verso i porti ucraini sul Mar Nero saranno considerate possibili vettori militari. L'Ucraina rivendica un attacco con missili su una base militare russa in Crimea. Sui canali Telegram del gruppo Wagner un nuovo video, la cui autenticità sembra verificata, in cui Prigozhin si rivolge ai suoi mercenari definendo una vergogna quello che stanno compiendo i generali russi sul fronte di guerra. Proprio ieri, nel giorno di picco dell'ondata di calore che ha colpito l'Italia e di cui tanto si è parlato e straparlato, una tempesta vera e propria si è abbattuta sulle Dolomiti bellunesi con raffiche di vento potentissimo che hanno spezzato e sradicato alberi e divelto tetti. Dichiarato lo stato di emergenza in Veneto nel pieno della stagione turistica e ora dopo l'AFA al nord sono in arrivo i temporali per i quali è stata dichiarata l'allerta gialla. Intanto domani la ministra Calderone convoca un tavolo per le misure a tutela dei lavoratori sottoposti al grande caldo.